Ok, facciamo un video old school stamattina. Oggi è il 27 di gennaio. Porca pozzola! Aria condizionata al massimo! Allora, fa vedere. Allora, ieri sera ho comprato il portapacchi per bici. Allora, ho iniziato a guardare, ho detto, oh, vabbè, lo compro online, sempliciotto, no? Quelli lì che si attaccano dietro con le corde. Che ne avevo uno una volta, l'avevo comprato usato da uno. Usato $30. Cioè, costa nuovo $30. Sì, ma questo molti anni fa, almeno 6 o 7. Allora, qui com'è la situazione? Allora, ho guardato, sì, però non mi convinceva tanto il fatto che, prima di tutto, no, mi piaceva il fatto che sta dietro, quindi la macchina rimane aerodinamicissima, anche se c'ho il portapacchi sopra il tetto, però è un po' molto aerodinamica, no? Però poi ho letto recensioni che la bici magari si muove, sgraffigni la carrozzeria, poi sto robone è un robone grosso, non lo so, poi lo devi togliere, mettere, un po' una palla. Poi mi ricordo benissimo là, quando avevo quell'altro, perché metti caso, prendi, metti la bici sul coso dietro e poi devi aprire il baule, sei fregato, è un gran casino. Che è successo qua? C'è la bici del fuoco. Allora, no, allora poi ho guardato quelli da mettere sopra, perché inizialmente avevo proprio l'idea di prendere quelli che metti sopra, no? Allora ho guardato com'è non è. Ho visto che ci sono quelli della Yakima. Ce n'era uno della Yakima. Aspetta, che c'era. C'era uno della Yakima. Si chiamava Yakima Copper Plate, non lo so. Costava $80. Che $80 è una cifra, una signora cifra, Ma era, se volevo prendere uno buono da mettere dietro, costava $80. Costava $70. Ho detto, vabbè. Allora, per $20 in più, prendiamo questo qua. Poi dopo ho guardato il video come si monta. Praticamente c'è una vite che si mette, si gira. Poi allora sono andato a vedere là su Amazon che ce n'era un altro modello. Per $20 in più c'è questo qua che non ha la vite, no? Poi ho guardato, poi questo qua, alla fine ho preso quello da 110. Sono caduto nel vortice dei, ma solo per $20 in più c'è questo qua, ma solo per 20, c'è questo qua, No, ma quello che ho preso mi piace, perché, allora, a prima vista potrebbe anche non piacere, perché c'è da togliere la ruota davanti della bici. Che voi direte, io ho la Graziella, una gran palla, devo trovare la chiave del 12, la chiave del 13, poi devo fare così, cos'ha? Invece le bici nuove di ultima generazione, almeno quello che ho guardato io i prezzi, hanno tutte delle levette, fai tac e la ruota si toglie, non è che c'è il bullone di qua, di là. Poi, quindi togliere la ruota non è un problema. Anzi, no problem. Poi mi piace che almeno loro dicono che la bici rimane molto più statica, perché attacchi la forcella direttamente al porta bici. Poi la bici sta un po' in diagonale, un po' più aerodinamica, perché volendo c'era anche la Yakima, il rack, che si chiama rack, portapacchi da mettere sopra con la bici tutta sopra, no? Però costava di più, costava 160 così. Però io volevo spendere di meno. Allora, alla fine ho deciso cosa. Per montare questo coso qua, allora, il copper plate, copper road, quello iniziale che costava $80, sempre Yakima. Yakima è una marca che fa portapacchi molto buoni, che infatti ce l'ho per il kayak, e vi dico solo che ho speso $700. $700! Ma perché la mia macchina è piccola, allora ci volevano dei pezzi aggiuntivi. Ho speso un sacco, allora volevo utilizzarlo anche per la bici, no?
allora, $700 Paga appunto, l'hai speso $700 per il portapacchi. Allora compri una bici almeno da $700. I maligni diranno. Allora, comunque questo qua, questo pezzo praticamente si attacca, c'ha delle molle, no, delle molle, delle chiusure facili, poi praticamente c'è un tubo, un tubicino di ferro che è regolato tramite una maniglia, e quindi praticamente quando hai settato la lunghezza, chiudi la maniglia, metti la bici, chiudi la maniglia e rimane bloccata così, molto semplice, ho visto, ma porca che caldo. Allora, così. Sono pronto. Adesso, la bici non l'ho ancora presa. Portapacchi deve arrivare. Con Amazon penso che arriverà prossima settimana, forse mercoledì, spero. Perché sabato mi sono già iscritto a un gruppo. Mi sono iscritto a un gruppo di mountain bike. Andiamo a quel posto là che dobbiamo andare con la, devo andare anche con l'altro gruppo, no? Si chiama Santos. E dicono che uno dei posti migliori in Florida per mountain bike sono i salti, sono le montagne, vai su, vai giù. Abbastanza artificiale, no? Non è che sia una montagna naturale. In Florida montagne non ce ne sono. Però hanno fatto tutti i salti, cose. Allora ci andrò. Come prima uscita direi 40 km, basta. No, come prima uscita andiamo in uno dei trailer più pericolosi della Florida. E vai. No, perché io avevo calcolato, allora, questa settimana vado a Anna Park e Sempliciotto, no? Poi tac, e invece no, non posso perché non ho il portapacchi. Quel portapacchi lì, comprarlo in un negozio spendevi molto di più, secondo me. Allora ho fatto la frittata online. Poi vabbè, ho dovuto comprare anche i lucchettini, perché la Yakima ha praticamente ha dei buchi, questo coso ha dei buchi dove metti dei lucchettini dentro, suoi, brevettati ovviamente, non è che è un lucchetto normale, e allora poi chiudi così il portapacchi non si può togliere, neanche la bici. Quindi ho dovuto comprare quelli e basta. Oh, per la bici, yes. Adesso devo andare ancora in uno che sta in centro, che ero passato l'altro giorno, non era aperto. Poi deciderò dove andare. Sono indeciso. Allora, quello che mi piace di più è questo negozietto qua, che sono andato la prima volta, perché è vicino a Mary Fisher e poi è vicino anche a me, non è che devo andare lassù nel casino. Poi esteticamente è un bel negozio, non mi piace questo qua che sono andato a dire, è brutto, sembra un ghettone, eh? E nel ghettone non mi piace. Poi non mi piaceva il manager, era troppo bambino, non capisce niente quello. Invece questo di là era più intelligente. Quello là lassù, allora questo qua che mi piace, poi però c'è le Specialized. Le Specialized sono un po' da barboni, eh. No, non lo so. Specialized Hard Rock c'era. Invece ho visto Cannondale, per un prezzo abbastanza modico si può arrivare ad avere anche i freni idraulici. Freni idraulici per fare un giretto domenicale, ci vuole, eh. Un giro della domenica ci vuole il freno idraulico. Ci guarderò. Perché adesso devo ripetere tutto, no? Perché questo è un video che va su YouTube. Tutti i podcast che faccio su Facebook molti non li sentono, perché Facebook è roba da barboni che non hanno niente da fare. Allora, stavo dicendo nei podcast che devo comprare una bici, no? Perché, non so, adesso mi sono iscritto a dei gruppi, mi sono iscritto al gruppo Tour de France, dopo faremo Tour de France anche noi. Ma no, noi è un gruppo di mountain bike estreme, salti, cose così, no? Allora,
io ho una mountain bike, ma è sempliciotta, quelle lì che si comprano nei supermarket, così, no? Allora ne volevo comprare una nuova e sono indeciso tra la Cannondale, che secondo me mi piace, non lo so, mi ispira più di tutte. Invece la Specialized, che ha iniziato a importare i componenti dall'Italia, quindi è un po' famosa anche in Italia, però non lo so. Poi ieri ho visto la Gary Fisher Wahoo, che è sui $500, bellina, però sì, c'è la troppo pesante. Questi sono quelli esperti, perché vado sempre sul forum a vedere review, allora ci sono tutti quelli che parlano, esperti, pignoli. La forcella è troppo pesante e i pedali sono troppo cheap. Che palle, tutte le volte che vado a vedere una bici tutti così, commenti. Poi c'è la Trek Marlin, poi c'è la Trek Mamba, poi c'è la Cannondale Flash Trail. Comunque voglio assolutamente la bici con le ruote da 29 pollici invece che 26, i freni meccanici o idraulici, la forcella del 29, la brugola del... la chiave, non lo so. No, perché le ruote da 29 pollici è il nuovo trend, adesso vanno così. E basta, tutto qua. Voglio l'elmetto nuovo anche. Elmetto sarebbe il casco, che ovviamente gli americani lo chiamano helmet. Elmetto è la classica parola che sembra un'altra parola italiana. Voglio l'elmetto vichingo. Poi la pompa ce l'ho già. Poi voglio, non lo so, non voglio comprare quei cavoli pantaloncini da ciclista attillati, non mi piacciono. Poi non voglio depilarmi le gambe da ciclista, quelle lo fanno le donne. Io vado così sportivo, con i miei pantaloncini e la mia magliettina classica e basta. Allora, è tutto calcolato nel filo dei millesimi. Allora, Amazon arriva oggi, che giorno è? 27. Se non arriva entro venerdì sono fregato. Non posso, devo scancellarmi dal gruppo. Poi notizie del giorno, ho visto che Anonymous, che siccome anonimo sono anonimo, non possiamo sapere chi sono o chi non sono, quindi qualsiasi pirla, anche io mi mettessi a scaricare il programmino per fare i DOS attack e riesco a buttare giù, che so, il sito di Gigi D'Alessio, Anonymous attacca Gigi D'Alessio, perché ormai non si sa chi sono gli Anonymous, no? Allora, oggi c'è la notizia che gli anonimo, o comunque qualcuno, però ormai sono gli anonimi, perché chi fa i DOS attack devono per forza essere gli anonimi. A meno che è un modo generale per dire qualche babbione ha buttato su quello, e allora si dice gli anonimi. Anche perché anonimi vuol dire anonimi. Allora, comunque hanno bombardato il sito della Lega, così. Allora gli anonimi, scoperti gli anonimi, sono gente del sud, italiani. Va che adesso questi qua, sti baresi, hanno buttato giù il sito della giustizia americana. Ma dai, sono anche loro Anonymous, ma non sono gli Anonymous. Gli Anonymous sono gente che sanno fare di brutto, Praticamente ho letto un articolo bellissimo, perché per fare sti DOS attack vuol dire denial of service. Praticamente la teoria, io non l'ho mai fatto, quindi non so espertissimo, però da quello che ho letto è che praticamente ci vuole un casinissimo di computer, tutti i computer lanciano qualcosa al sito, che magari può essere un pacchetto di dati, però può essere anche, tentano tutti di andare in una pagina che non c'è,
Allora, ovviamente il server deve dare un errore, deve visualizzare una pagina. Tanto quanto se ci vogliono 20, ma se ci vanno 20 milioni di persone, tutto in quel momento lì, allora il server poi cade. Da quello che ho capito, hanno fatto così, no? Ma loro, fubbi, hanno praticamente reindirizzato un stracasino di gente su un sito a scaricare un programmino, però non gli avevano detto realmente cosa faceva quel programmino. Quindi un casino di persone, milioni di persone, hanno fatto il DOS attack all'FBI non sapendo di farlo, perché era una specie di virus Trojan, no? Quindi, tanto quanto in Italia, vabbè, una bravata, però in America se ti beccano ti danno 10 anni, perché sono stracattivi gli americani su queste cose. Allora, io mi ricordo quando ero bambino, guardavo i ragazzi del computer e dicevo, ehi, da grande voglio anch'io fare così, però allora non ti facevo niente, perché manco i poliziotti capivano cos'era un virus, un computer, così, no? E invece adesso hanno iniziato a capire e basta. Comunque, secondo me l'Anonymous, gli Anonymous qua del sud Italia, avete sbagliato proprio. Perché se c'è proprio un politico che si è dichiarato a favore della pirateria, si è lì, ha detto pubblicamente e poi anche criticato, però l'ha detto, io scarico film, musica, la libertà, è stato proprio Maroni della Lega, quindi se io fossi voi metterei da parte l'odio che ci avete per il nord e inizierei a votare Lega, Lega, Lega. Cioè, lo faccio per voi, eh? Lo faccio per voi. Votate Maroni, simbolo di libertà, uguaglianza e film piratati. E basta, tutto qua. Infatti Maroni l'ha detto, io scarico sempre roba. Poi dopo si sono indignati tutti quegli altri. Ma come un ministero? Allora, ammesso che sia il tuo pensiero, è comunque una cosa contro la legge. Quindi l'hanno criticato e hanno detto, ma come? Un ministro degli interni. Adesso allora era ministro degli interni, adesso non so che sta facendo. Che si dichiara a violare le leggi italiane. Ma dove sei? Ma che testa c'hai? Così, no? Ma come cavolo? Non lo so io. Gli hanno detto proprio in faccia. Allora, tutto qua. Anonymous, avete sbagliato, che so. Io vi consiglio di buttare giù il sito Jim Malgioglio. Anzi, no, quell'altro, come si chiama? Porca, mi sfugge sempre il nome. Sposini. Sposini, ma cavolo ci fai in TV? Io lo odio quello lì. Una faccia da culo. Poi è brutto, poi è antipatico. Buttate il sito giù di Sposini. Allora, per il momento è tutto, ciao a tutti.